credo che tutta la mia vita sia stata chiaramente, e di questo ne sono convinto, sia stata una dimostrazione come si possa essere un uomo della storia e un uomo anche impegnato nella storia, e impegnato da una parte piuttosto che dall'altra, ma nel medesimo tempo libero, tollerante, entro certi limiti, certo tollerante. 25 dicembre 1997. Muore a Lugano il regista Giorgio Strehler. Nato a Trieste nel 1921, nel 1947 Strehler fonda con Paolo Grassi il Piccolo Teatro di Milano, primo teatro stabile pubblico italiano. Il teatro apre i battenti il 14 maggio con la messa in scena di L'albergo dei poveri di Gorky. Nel corso della sua carriera, Strehler firma più di 200 regie, fra le più note Vita di Galilei di Brecht e Arlecchino, servo di due padroni di Goldoni. La lode del...